Mi chiamo Simone Scaffidi, ho 32 anni e mi sono laureato in storia contemporanea all'Università di Bologna con una tesi sulle bombe di Savona e la mobilitazione popolare del 74-75 e diciamo, mi ha spinto fare un lavoro di ricerca su questo argomento perché ne avevo sentito parlare a Savona, però in realtà la memoria non era fresca. E non, insomma, non trovavo né libri né testimonianze approfondite su quello che era successo a Savona nel 74-75, anche studiando storia contemporanea a Bologna, e quindi anche approfondendo il periodo della strategia della tensione, della violenza politica e degli attentati di estrema destra in Italia, non veniva fuori dai libri di storia, non venivano fuori gli attentati di Savona, o comunque soltanto piccole citazioni di alcuni storici che si segnalavano l'evento. E quindi, insieme alla mia relatrice di tesi, abbiamo deciso di provare a dare una contestualizzazione storica di quello che era successo a Savona e quindi fondamentalmente mi sono concentrato su tre aspetti: contestualizzare storicamente l'accaduto e quindi cosa stava succedendo nel 1974, per esempio in Italia, che da molti storici è stato considerato un anno fondamentale, importante per leggere quello che stava succedendo anche nel panorama terroristico italiano, e una seconda parte di ricostruzione dei fatti, e quindi una ricostruzione dell'accaduto, dell'esplosione, degli attentati, e poi una terza parte relativa appunto alla ricostruzione della vigilanza civile, della mobilitazione popolare, che appunto è stato un po' quello che mi ha spinto anche a fare questo lavoro, capire come in una città che io percepivo come abbastanza spenta dal punto di vista del fermento culturale, del fermento politico, negli anni in cui io avevo insomma 18 anni, 20 anni, capire come era stato possibile una reazione così forte al fascismo, al neofascismo in quel momento, e una reazione che ha coinvolto la maggioranza della popolazione civile, delle persone. E mi interessava molto capire come attraverso i consigli di quartiere questa vigilanza si era sviluppata. E quindi niente, quindi ho cercato materiale dei consigli di quartiere e dei comitati unitari antifascisti che si sono creati all'indomani delle esplosioni delle prime bombe, proprio grazie ai consigli di quartiere, e una vigilanza civile che alla fine si slegava da una relazione diretta con le istituzioni e quindi con i partiti. Nonostante i partiti, subito dopo le esplosioni, si sono compattamente uniti contro quello che stava succedendo in città, nonostante ciò la mobilitazione è stata spontanea dal basso e quindi attraverso anche strumenti che probabilmente oggi non abbiamo più, cioè una socialità organizzata nei quartieri che permette una reazione a un pericolo che arriva da fuori. O da dentro, anzi, che appunto in quel momento era il neofascismo. E quindi ho deciso di fare il mio lavoro di tesi magistrale sugli attentati di Savona del 1974-75, concentrandomi sulla mobilitazione popolare, la vigilanza civile dal basso attorno ai consigli di quartiere, e l'ho fatto perché a Savona non sentivo che ci fosse una memoria di questi eventi. Io stesso a scuola, per esempio, alle superiori, non avevo mai sentito parlare di questo, soltanto attraverso poi, sì, qualche testimonianza, qualcosa, però se interessava.
se ti interessava la storia, probabilmente incappavi in queste vicende, se no era molto difficile. E anche nei libri di storia, diciamo la storiografia ufficiale sugli anni 70, è difficile trovare tracce degli attentati di Savona, anche perché il 1974 è stato un anno pieno di avvenimenti anche per quanto riguarda il terrorismo, Piazza della Loggia, l'Italicus e anche una certa repressione da parte dello Stato che dopo 5 anni, diciamo dal 1969 al 74, che aveva tollerato, diciamo, e non aveva perseguito in maniera forte il terrorismo neofascista, inizia a infierire, a dare i primi colpi. E quindi nel novembre del 73 Taviani scioglie Ordine Nuovo e ci sono le prime azioni contro i movimenti neofascisti. Comunque il lavoro appunto di contestualizzazione e in un secondo momento un lavoro di ricerca attraverso i giornali, gli articoli di giornali, gli atti parlamentari e la ricerca sul campo all'ISDREC, alla Camera del Lavoro e in comune su eventuale documentazione dell'epoca e poi una terza parte appunto concentrata sulla mobilitazione, la vigilanza popolare attorno ai consigli di quartiere. Consigli di quartiere che hanno avuto una rilevanza importantissima nella mobilitazione, in quanto la mobilitazione è stata spontanea e dal basso dal primo momento, in novembre, e le istituzioni sono andate un po' a ruota, cioè hanno subito denunciato i fatti, hanno preso posizione, però l'organizzazione della vigilanza civile è avvenuta spontaneamente. Il Partito Comunista, il Partito Socialista hanno invitato a costituire comitati unitari antifascisti che però in realtà semplicemente si sovrapponevano ai consigli di quartiere che già esistevano. Esistono appunto dei documenti in cui i consigli di quartiere in novembre dichiarano la costituzione del Comitato Unitario Antifascista, che però è lo stesso consiglio di quartiere. L'ultimo anno dell'università l'ho trascorso in Brasile con uno scambio. Con un intercambio studentil in Brasile e lì ho approfondito un po' tutto quello che era la violenza politica, soprattutto in America Latina e quindi attraverso i regimi militari degli anni 70 e da lì anche un interesse che coltivavo dagli anni di Bologna, dell'Università di Bologna, sugli anni 70 in generale, in America Latina, ma anche in Italia e quindi diciamo l'evoluzione di questa violenza politica anche di gruppi eversivi di estrema destra, però collusi con lo Stato e con i servizi segreti e con varie istituzioni dello Stato. E quindi inizialmente volevo fare un lavoro di comparazione tra Brasile e Italia. Poi il lavoro di tesi necessitava di un lavoro d'archivio, di campo, con dei documenti dell'epoca e quindi ho pensato, ma io questo lavoro in realtà ce l'ho in casa, ce l'ho nella città dove ho studiato, dove sono cresciuto, dove ho vissuto, che è Savona, e sugli attentati non ci sono lavori di questo genere e quindi cerchiamo di ricercare in questo senso la violenza politica dei gruppi di estrema destra nella mia città e capire anche perché dalle prime interviste anche io avevo percepito che in città non c'erano grossi movimenti di estrema destra o gruppi extraparlamentari di estrema destra e quindi capire come era stato possibile che questi attentati avvenissero proprio nella mia città. E quindi è stato interessante, io da Bologna appunto tornavo a Savona per fare queste ricerche, ho conosciuto tantissima gente che in realtà aveva molta voglia di parlare di questa vicenda e che però fino a quel momento era stata per me nascosta, cioè se io non li andavo a cercare non trovavo
altrove o nella memoria pubblica della città anche, non c'erano riferimenti alle bombe di Savona. Sì, ogni tanto veniva fuori le bombe di Savona, però sempre un po' vago. Diciamo, il lavoro cercava anche di provare a restituire una memoria contestualizzata storicamente degli eventi che avvenivano a Savona, perché purtroppo gli anni 70 sono un periodo molto semplificato, a tratti dimenticato dalle istituzioni pubbliche, ma anche dalla memoria collettiva del paese, diciamo. Come tutti gli eventi un po' traumatici in Italia, si cerca di nasconderli o di non parlarne più. È avvenuto in maniera fortissima con il colonialismo, per esempio, ed è avvenuto anche con gli anni 70. E partire dalle storie, diciamo, di periferia, secondo me, aiuta anche a ricontestualizzare un periodo come gli anni 70, che ci viene raccontato anche a volte in maniera molto semplicistica come una contrapposizione di opposti estremisti, di un terrorismo di destra, di un terrorismo di sinistra, che in realtà avevano matrici e modalità completamente differenti, e forse si visibilizza poco come gli anni 70 siano stati anche un momento in cui la cittadinanza e la partecipazione civile è stata forte, e la vigilanza civile, la mobilitazione popolare che c'è stata a Savona dopo gli attentati dimostrano questo, un processo appunto attraverso istituzioni, non istituzioni, attraverso spazi decentralizzati come consigli di quartiere, di provare a fare politica dal basso e politica democratica in un certo senso, che non aspirava necessariamente ad abbattere il sistema, come invece potevano cercare di fare alcune formazioni di estrema sinistra con la lotta armata, e come cercavano con la reazione, i movimenti neofascisti cercavano di imporre una svolta autoritaria al paese, come succedeva in quel momento in America Latina, attraverso i regimi militari, e come era successo in Grecia. Mi interessava soprattutto appunto la partecipazione alla vigilanza civile attraverso i consigli di quartiere, e quindi sono andato un po' a ricercare come si erano formati, e a Savona il primo consiglio di quartiere si forma nel 1963 in Piazzale Moroni, quindi un quartiere popolare. E si forma per esigenze concrete di miglioria della vita del quartiere, e quindi rifacimento di strade, piccole cose che possono migliorare la vita nel quartiere e che il comune non riesce a garantire. E quindi questi consigli di quartiere, poco a poco, negli anni 60, e con un picco a finire degli anni 60 e inizio anni 70, si moltiplicano in città, arrivano ad essere, se non sbaglio, 14 consigli di quartiere, quindi quasi praticamente la totalità dell'estensione del comune ha degli spazi di socializzazione informali, perché non sono ancora riconosciuti a livello istituzionale dallo Stato, ma che però dialogano con le istituzioni e appunto provano a fare una politica decentralizzata dal basso. Bisognerebbe ricordare anche che la formalizzazione delle regioni, anche che è una decentralizzazione, è del 1970, non è di inizio Novecento. Prima non c'erano i consigli regionali, quindi si inizia a decentralizzare la politica. E il problema è che a un certo punto probabilmente lo Stato sente che sta perdendo un po' il controllo di questi spazi, e quindi nel 1976 si istituzionalizzano i consigli di quartiere, si creano le circoscrizioni, e poco a poco
questi spazi di socialità vanno perdendo sempre più di forza sul territorio. Però nel 74 e nel novembre del 74 sono centri importantissimi per la vigilanza dei quartieri e per far sentire al sicuro le persone, per organizzarsi, per capire come si può controllare il territorio, ma non in una forma sì, in una forma per stare al sicuro e per evitare che ci possano essere attacchi da persone che in realtà non si conoscono in questo momento e che probabilmente vengono da fuori e che, per tornare al discorso più di responsabilità o di chi può aver fatto questi attentati, lì si apre tutto un panorama rispetto appunto al discorso che facevo prima sulla dissoluzione, l'attacco dello Stato alle organizzazioni neofasciste e quindi la dissoluzione di Ordine Nuovo soprattutto. Che però non scompare, c'è la dissoluzione formale e si formano altri piccoli gruppi, Ordine Nero, La Fenice, le squadre di Azione Mussolini, Anno Zero, che continuano a immaginare, a pensare attentati per appunto, nell'ottica della strategia della tensione, creare un clima, che potesse giustificare una svolta autoritaria in Italia. Il problema è che in realtà in questo momento lo Stato regge perché fino a quel momento all'interno dei servizi segreti e all'interno di questi cioè, le organizzazioni neofasciste erano state utilizzate dai servizi segreti. Nel momento in cui non servono più, si attaccano e si riesce a mantenere la solidità democratica e quindi nel 74 viene sciolto vengono sciolti gli affari interni viene arrestato Vito Miceli che è il capo del SID. Capire no, questa contrapposizione rossi, neri e questa polarizzazione quanto realmente fosse reale e forte nelle periferie e non nelle grandi città, Torino, Milano, dove forse questa cosa era più forte anche in fabbrica, ma in città come periferiche in realtà la presenza extraparlamentare è minima, non ha forza sul tessuto sociale e quindi in realtà c'è uno spirito democratico non di sovversione del sistema, e quindi di collaborazione con le forze dell'ordine. Che in quel periodo stanno cercando di riformarsi anche, c'è cioè una riforma della polizia in termini democratici, che vabbè, come sappiamo, non ha portato a grandissimi risultati, ma era un processo di democratizzazione con il sindacato di polizia, clandestino e tutte queste cose qua. E quindi sì, per tornare ai consigli di quartiere, i consigli di quartiere sono stati il fulcro della vigilanza popolare, della mobilitazione popolare, perché era lì che si è organizzata dal primo giorno, dopo il primo attentato di novembre, si è organizzata la vigilanza dei quartieri e quindi c'erano delle riunioni. E c'erano degli spazi che già esistevano dove si poteva organizzare questa vigilanza. E questi spazi non nascono da nulla, nascono da un processo di autogestione e di decentralizzazione dei poteri, dei poteri nella città, che nasce dagli anni 60 però avere degli spazi nelle società di mutuo soccorso, che anche ricoprono un ruolo storico di solidarietà nella città, è servito, è stato importante per fronteggiare
gli attacchi neofascisti. E chissà, interessante anche sapere, no? Se oggi succedesse qualcosa del genere, se questi spazi esistono ancora, questi spazi decentralizzati, questi spazi di socialità dove poter organizzare una vigilanza, resistenza, chiamiamola come vogliamo, a una situazione d'emergenza, a un rischio. E sì, in Parlamento, Almirante del Movimento Sociale Italiano, urlava allo scandalo perché definiva Savona una città terrorizzata dalle milizie popolari, che ovviamente è una versione completamente alterata della realtà. Perché non c'era nessuna milizia popolare, le persone non andavano assolutamente armate, collaboravano con le forze dell'ordine, segnalavano alle forze dell'ordine eventuali ambiguità nel loro quartiere, e a Savona non c'è stata e non c'era una conflittualità sociale a livello sindacale, a livello di organizzazioni politiche anche extraparlamentari, che permettesse, diciamo, un conflitto forte all'indomani degli attentati con le istituzioni. E quindi c'è stata anche una collaborazione con le istituzioni, perlomeno con i partiti. Certo, si è criticato moltissimo l'operato delle indagini che non hanno portato a risultati e che hanno portato, anzi, nell'82 al provvedimento di trasferimento dell'allora procuratore, che non aveva giustificato col fatto che non aveva agito come avrebbe dovuto nelle indagini per alcuni attentati del 74-75. E la comparazione con Brescia all'indomani dell'attentato di Piazza della Loggia è interessante perché lì invece una città più grande, dove la conflittualità sociale è più forte, dove i gruppi extraparlamentari di sinistra sono più forti, si assiste a una autogestione della città per quasi 2 settimane, 3 settimane, in cui le forze dell'ordine, che sono reputate nemici in quel momento, vengono praticamente espulsi dal centro della città, cosa che non avviene assolutamente a Savona. C'è una centralità dei consigli di quartiere nella mobilitazione popolare e i partiti sono presi anche un po' di sorpresa, perché non sono i partiti a organizzare la vigilanza civile, ma appunto sono questi organi decentrati, non istituzionalizzati, che sono i consigli di quartiere, e probabilmente dalla direzione del PCI c'è una certa direzione nazionale, c'è una certa preoccupazione che il movimento possa assumere forme radicali. Siamo nel 74, dopo il compromesso storico, il PCI è chiaramente contro i gruppi extraparlamentari di sinistra, non vuole derive violente e cerca la collaborazione con la DC e con un senso di Stato anche, cerca di riacquisire un senso di Stato e quindi le cariche provinciali e della città, le personalità del Partito Comunista della città si sentono in dovere di scrivere a Roma che questo non sta avvenendo e non avverrà, perché in città non c'è quel clima e non succederà, e anzi il Partito Comunista vigilerà e starà attento affinché non succedano queste cose, perché appunto il Partito Comunista non è un partito che aspira in quel momento alla sovversione dell'istituzionalità, anzi è un partito totalmente istituzionale che anzi sta cercando di acquisire il potere attraverso le vie più istituzionali che esistono. Forse c'è anche un grande equivoco di interpretazione tra
di memoria, no? Tra gli anni 60 e gli anni 70, no? Gli anni 60 si descrivono sempre come l'epoca anche dei movimenti, del 68, di una primavera, insomma, dei movimenti, e gli anni 70 si rischia di schiacciarli sul concetto di anni di piombo, violenza politica, quando in realtà c'è una partecipazione sociale dal basso che viene dalle città, dai quartieri, dai consigli di quartiere a Savona. Che è forte, che c'è e che riesce ad ottenere anche conquiste sociali forti a livello nazionale, no? L'aborto, per fare solo un esempio dei tanti. E si deve considerare che probabilmente questa visione schiacciata su gruppi che alla fine sono gruppi minoritari, come la lotta armata o le organizzazioni neofasciste, capire quanto in realtà città periferiche come Savona vivessero questo conflitto che fra rossi e neri, no? E quanto in realtà la situazione. Cioè, ci fosse sì un conflitto sociale nelle fabbriche, nelle strade, ma che non arrivava a giustificare la sovversione di un sistema democratico. E infatti il sistema democratico ha retto ai colpi di Stato tentati dall'estrema destra, ha retto alla lotta armata e ha retto con tutti i suoi limiti e con tutte le sue collusioni anche e soprattutto con i gruppi di estrema destra e con servizi segreti deviati, eccetera. Su questo è interessante forse citare anche le parole sui servizi segreti deviati, è interessante citare le parole proprio di un militante di estrema destra, Fioravanti, che è stato condannato, anche se poi assolto, per la strage di Bologna, che dice ai servizi segreti, non esiste direi servizi segreti deviati, servizi segreti se non fossero deviati sarebbero la magistratura, i servizi segreti hanno quel compito lì, hanno il compito di non far sapere delle cose e quindi non sono dritti, non vanno dritti, sono deviati per forza. Come in realtà negli anni 70 c'è una partecipazione sociale dal basso che è forte e che probabilmente sul finire degli anni 70 viene istituzionalizzata sempre di più, come facevo prima l'esempio dei consigli di quartiere che diventano circoscrizioni e perdono la loro forza di autogestione dei territori. Anche se appunto un'autogestione in collaborazione con le istituzioni, con le forze dell'ordine, non un'autogestione di antagonismo forte contro il sistema, o perlomeno sono altre forme probabilmente di antagonismo al sistema e di autogestione.